L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta nel cuore? La maglia è l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto Non Capirai. Buon mercoledì 4 ottobre, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, mentre la squadra agli ordini di Fabio Grosso ha ripreso la preparazione in vista del prossimo impegno contro l'Avellino, sono altre le notizie e gli argomenti che stanno attirando l'attenzione e l'interesse dei tifosi biancorossi. Ne parleremo nella puntata di oggi, lo faremo grazie ai nostri ospiti. Vi anticipo inoltre delle importanti indiscrezioni circa il probabile arrivo in biancorosso di Modibo Diakité. Restate quindi sintonizzati, ma prima di iniziare vado a salutare Luca Deleteris. Buongiorno Luca. Ciao Nicola, buongiorno, buongiorno a te, un saluto, un abbraccio a tutti i nostri radioascoltatori. Linee aperte per i tifosi del Bari all'ascolto, contattateci per dirci la vostra, per rispondere al nostro quesito odierno che riguarda il probabile arrivo di Diakité in biancorosso. Quello che vi chiediamo è: Diakité è quello che serve a questo Bari? Sarebbe un buon rinforzo per la difesa oppure no? Potete scriverci sulla nostra pagina Facebook, Tanto Non Capirai, Orgoglio Barese, sull'altra radio. E allora, Bari che ieri pomeriggio ha ripreso gli allenamenti, la squadra ha svolto una seduta tecnico-tattica, Alessandro Berardi e Victor De Lucia sono rientrati in gruppo, lavoro differenziato ancora per Salvatore Delia, Denis Tonucci e Stefano Sabelli, assenti, ma questo lo sapevamo già, i nazionali Bascia, Gionber, Elio Capradossi e Giuseppe Scalera, impegnati appunto con le loro rispettive nazionali. Per oggi prevista una doppia seduta, quella della mattina alle ore 11 e quella del pomeriggio alle ore 16, anche queste due entrambe all'antistadio. Rientrati quindi i due portieri De Lucia e Berardi. Per quanto riguarda gli allenamenti, i tifosi che hanno assistito alla seduta di ieri pomeriggio ci parlano anche di un'assenza, di un'altra assenza, quella di Floro Flores, però questa non è stata comunicata dalla FC Bari, quindi noi ci atteniamo a quello che ci ha riferito la società biancorossa. Prima di andare da Luca, subito un amico in linea. Ciao, benvenuto a Tanto Non Capirai. Buongiorno Nicola, sono Francesco da Bari. Ciao Francesco. Volevo dire solo una cosa per domenica alle 3, che sarebbe ideale anche andare allo stadio: ridurre il prezzo del biglietto al tifoso barese, perché domenica ci sarà anche un afflusso dei tifosi dell'Avellino, sì. Perché sì. 14,50 euro sono pesanti, 2-3 persone sono 50 euro, più il parcheggio, le bevande, solo questo va bene, volevo dire. Va bene, grazie Francesco, chissà che la società non accolga questa proposta. Per quanto riguarda i tifosi dell'Avellino, io penso che oltre gli 800 posti non si andrà, anche se da quello che mi risulta le richieste sono molto molto superiori, si parla addirittura di 1500 biglietti richiesti dai tifosi dell'Avellino, ma difficilmente verrà accolta questa proposta. Allora Luca, dicevamo, recuperi quindi di De Lucia e Berardi, quindi quantomeno il pacchetto inerente ai portieri a posto. Ora il Bari, anzi Grosso, dovrà gestire ben 4 portieri. Sì, diciamo che la soluzione Conti, il tesseramento di Conti è stata una soluzione un po' d'emergenza e in un'ottica appunto di difficoltà, perché erano fuori entrambi, sia De Lucia sia Berardi, anche se De Lucia era rientrato già nelle scorse settimane tra i convocati, però è chiaro che diciamo per quanto riguarda il ruolo, ruolo di portiere, magari ci sono tante certezze con Mikai, che indubbiamente resta il titolarissimo di questa squadra. Per quanto riguarda gli altri ruoli, in questo momento abbiamo analizzato un po' la situazione, c'è un po' più di bagarre, un po' più di scelta, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, e vedremo un po' le scelte che Grosso opererà nelle prossime settimane. Intanto c'è un altro amico in linea, ciao, benvenuto a Tanto Non Capirai. Sì, pronto, buongiorno, sono Emanuele. Ciao Emanuele. A proposito di Diakité, io ho vissuto a Genova per un po' di tempo, l'ho visto giocare, che fu preso dalla Sampdoria, diciamo, nel mercato di riparazione. E basta chiedere ai fratelli sampdoriani che il giocatore è un giocatore scoordinato, sì, possente fisicamente, però non adatto assolutamente alla Serie B. Infatti basti pensare che ogni anno cambia, dopo
dopo gli anni trascorsi alla Lazio, ogni anno cambia squadra. È il profilo adatto per un direttore sportivo come Sogliano, che prende solo giocatori fuori mercato. E poi per il rinnovo di Sogliano fino al 2020 è una tristezza, cioè, probabilmente il presidente Giancastro non, in Serie A non vuole andare. Ciao. Va bene, ciao Emanuele, grazie mille. Intanto un tifoso mi gira uno screen di un qualcosa pubblicato da il tifoso in questione, si chiama Andrea, che ringraziamo, uno screen, qualcosa pubblicato da Floro Flores su Instagram. Vado a leggere, in pratica c'è scritto: sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto, ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani. Chissà con chi ce l'avrà Floro Flores, abbastanza polemico con questa sua uscita su Instagram. E ora, come detto, diversi argomenti stanno tenendo banco in queste ore tra i tifosi, tra questi quello relativo al nuovo sponsor. Beh, come ricorderete, la settimana scorsa vi anticipai più o meno questa notizia, parlai infatti di un accordo ormai concluso tra Bari e uno sponsor, non vi svelai il nome, ma dissi che sarebbe stato molto gradito dai tifosi. Beh, da ieri la notizia è di dominio pubblico, possiamo darla per ufficiale: sarà la birra Peroni il nuovo sponsor del Bari, e venerdì ci sarà la presentazione ufficiale del nuovo sponsor biancorosso, una sorta di sogno, Luca, per i tifosi, perché da sempre si è fantasticato su questo sponsor Peroni, e ora questo è diventato realtà. Sì, insomma, una bella operazione da parte della società, da parte del presidente Giancastro, un'operazione che sicuramente darà la possibilità anche ai tifosi di, come dicevi tu, coronare questo piccolo sogno, e soprattutto di poi acquistare magari prodotti ufficiali della società con sicuramente più interesse. E allora, abbiamo parlato fino a poco fa di Diakité. Ieri ho cercato di saperne di più. La trattativa, diciamo che c'è stata, ma al momento non è di facile soluzione, perché è legata ad una probabile rescissione di un altro calciatore del Bari attualmente in organico, questa condizione essenziale per poter tesserare un altro over. Ieri ho sentito telefonicamente sia Diakité che il suo agente. Diakité mi ha detto che, insomma, preferiva non parlare o rilasciare dichiarazioni, perché vorrebbe evitare di parlare dell'ultima esperienza alla Ternana, insomma, non so bene a cosa si riferisse, però ha preferito non parlare. E mi ha detto di contattare il suo agente. Ho contattato il suo agente, lui mi ha semplicemente risposto: preferisco parlare a cose fatte. Insomma, poche parole che lasciano intendere come qualcosa sia in atto, io questo ve lo posso garantire. Ora bisogna vedere se l'affare si farà ora, e penso che sia molto difficile, o a gennaio, cosa molto molto più probabile. Quindi, diciamo, per quanto riguarda Diakité possiamo parzialmente chiudere la questione dicendo che l'interesse del Bari c'è, è vero, è concreto, però difficilmente la cosa andrà in porto ora, ma bisognerà aspettare gennaio. Poi fino a gennaio tante cose possono succedere, quindi Luca, Grosso si dovrà un po' arrangiare con quello che ha a disposizione. Ma sì, diciamo che dovrà fare un po' di necessità virtù, perché veramente la coperta è molto corta in difesa. Tra l'altro lui sta portando avanti questa nuova soluzione tattica del 3-5-2. È chiaro che poi con le difficoltà legate alle chiamate in nazionale di Gomber e Capradossi, con poi chiaramente nell'arco del campionato eventuali squalifiche o comunque difficoltà, problematiche di natura fisica, è chiaro che dovrà, se vorrà continuare, insomma, ad adottare questo tipo di soluzione, sperimentare, magari inventare qualcosa, adattare almeno un calciatore. Io penso che in questo momento Fiamotti sia quello più spendibile, anche perché la corsia di destra sarebbe, diciamo, tutto sommato coperta anche in caso di sua assenza, avendo comunque dei calciatori in grado di ricoprire quel ruolo, come Tejo, come lo stesso Improta, che l'ha fatto in qualche gara. Quindi probabilmente il suo è il nome più spendibile per quanto riguarda un possibile adattamento in una linea 3. E ricordiamoci anche che ci sono Cassani e Anderson. Bene,
Non ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo subito. La United Sly FC, ambiziosa società calcistica di Bari, la squadra dei record del presidente Danilo IV, apre le iscrizioni per la Academy United Sly, la scuola calcio per giovani atleti nati dal 2005 al 2012. Il responsabile tecnico sarà Sandro Tovalieri. Ciao ragazzi, vi aspetto presso l'Academy della United Sly FC, con la volontà e la passione anche tu per diventare un campione. L'Academy United Sly è a Bari Carbonara, in via Baccarella 53, presso il centro sportivo Snoopy. È attivo il servizio bus navetta. Per informazioni contattateci al 328 409 16 93. Seguiteci anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter. Academy United Sly. Fai del divertimento la tua passione e un sogno da vivere. L'altra radio. Bella da ascoltare. Bene, rieccoci, vi ricordo il quesito odierno di Achite, quello che serve a questo Bari sarebbe un buon rinforzo per la difesa del Bari oppure no? E ora siamo pronti per il primo collegamento di quest'oggi per parlare del momento dei biancorossi. Ci affidiamo alla competenza del giornalista e collaboratore di Epolis Bari, Pino Ricco. Buongiorno Pino e ben ritrovato qui a Tanto Non Capirai. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Allora Pino, 4 sconfitte, 0 pareggi, 3 vittorie per questo Bari in questo avvio di stagione. Come vanno letti questi numeri e si può trarre qualcosa di positivo? Beh, forzatamente sì, naturalmente. 4 sconfitte. Intanto il Bari è l'unica squadra di tutte e 22 che non ha mai pareggiato. Che è relativo naturalmente, perché se tu vinci poco ti importa se pareggi. Il nostro problema è che, per esempio, abbiamo buttato via un pareggio praticamente certo nella partita di sabato scorso con alla Spezia. Positivo non lo so. 4 sconfitte su 7 partite, quindi più del 50%, sicuramente il bicchiere è mezzo vuoto, non ci sono dubbi. Io aggiungerei che poi ci sono le 3 vittorie e andrebbero analizzate. Con chi abbiamo vinto? 2 di queste 3 vittorie sono arrivate contro l'ultima della classe, il Cesena, e un'altra contro quella che fino a ieri sera era la penultima, adesso la terzultima della classe, ovvero la Ternana, che a Bari ha avuto 3 gol, ma se tu vai a guardare la Ternana ha fatto 3 trasferte e tutte e 3 volte ha avuto 3 gol. Quindi voglio dire, la nostra non è stata neanche una grande impresa. Non è stata un'eccezione. Pino, ti convince questa svolta tattica di Grosso, che è passato dal 4-3-3 al 3-5-2, e credi sia la strada giusta considerando anche il rientro di Galano? Senti, io non ho mai avuto grande passione per questi discorsi di carattere tattico, nel senso che intanto Grosso ha cambiato credo 9 volte, 7 volte su 7 la propria formazione, per cui è evidente che anche per lui ha un'importanza relativa. Il vero problema è come la squadra, diciamo, gestisce le partite, no? Prendi quella di La Spezia, torno sull'ultima perché così è più facile parlare. Certamente non è stata gestita bene, perché se tu a 10 minuti dalla fine sei in vantaggio di un uomo e non provi a vincere, hai sbagliato tutto. Il Bari non solo non ha provato a vincere, ma ha subito un gol, anche gol della domenica se vuoi naturalmente, che poi l'ha messo nei guai, e ha fatto 5 minuti finali di arrembaggio. C'è del rigore, certamente sì, possiamo fare discorsi di questo tipo. Il problema è che se tu arrivi a quei minuti finali con qualsiasi schema, voglio dire, gestendo la partita e facendo in maniera che si prova a vincere, probabilmente non stai a parlare né di schema, né di arbitro che non ti ha aiutato e né di altro, ma e non torni a casa soprattutto a mani vuote. Pino, Bari che nonostante un mercato a dir poco sontuoso, un organico ricco, ora si ritrova senza difensori per la prossima gara contro l'Avellino. Ma questo naturalmente fa parte anche, diciamo, di quelle che sono le dinamiche naturalmente del calcio in senso generale, per cui può essere semplicemente una questione momentanea. È chiaro che non so se in questi casi è corretto, faccio per dire, fare un ragionamento sulla preparazione, perché magari qualcuno sostiene che gli infortuni non siano frutto del caso, non lo so naturalmente, perché sono tutte chiacchiere. Certo, arrivare proprio alla partita con l'Avellino, cioè con una delle squadre, diciamo, che sta l'Avellino è seconda in questo momento, ma soprattutto l'Avellino è l'unica squadra che finora ha sempre segnato in tutte le partite che ha giocato. In
questa situazione ovviamente non fa piacere, soprattutto perché se non dovessi fare punti, la situazione del Bari in classifica diventerebbe una situazione difficile, mettiamola così, perché poi naturalmente tu sai che si scatenano dei meccanismi psicologici quando sei costretto a giocare in situazioni che non sono quelle che tu hai preventivato, ovviamente. Pino, tra i calciatori più discussi in questo periodo c'è Mikai. Le sue prestazioni non sono esaltanti, così come le sue condizioni fisiche. Secondo te fa bene il Bari a schierarlo, nonostante in rosa ora ci sono ben 4 portieri? Non lo so, certo è che per quello che eravamo abituati a vedere di Mikai, ricorderai insomma soprattutto la stagione scorsa, insomma, è un po' curioso, è un po' strano quello che sta accadendo. Credo che nessuno meglio di Grosso possa fare una valutazione come queste, perché con i portieri la questione è sempre molto molto delicata, perché toglierli spesso vuol dire anche bocciare in qualche modo l'operato e quindi togliere fiducia. Se Grosso ancora non mette il sostituto naturale di Mikai, evidentemente ritiene che ci siano i margini per poter cancellare questo brutto periodo e soprattutto magari non ha la fiducia che dovrebbe avere nel secondo, considerato che siamo in una fase del campionato, come stavamo dicendo poco fa, abbastanza delicata, per cui entrare e prendersi una responsabilità così grande potrebbe non essere un fatto positivo. Mi ricordo che siamo in diretta col giornalista Pino Ricco. Pino, ti piace questo tiki-taka del Bari di Grosso o vorresti magari un Bari un po' più pratico e cinico? Senti, io non è una questione di tiki-taka di Grosso, io tendenzialmente sono per il calcio, come posso dire, pratico, pragmatico. Sono sempre stato dell'idea, per un fatto, voglio dire, anagrafico probabilmente, vista la mia età, diciamo, e avendo fatalmente visto tante partite, io sono dell'idea che anche 1-0 su autorete, giocando male, è sempre meglio che tenere il pallone 80 minuti senza che poi alla fine ti frutti qualche cosa. Sono scelte naturalmente, però ripeto, a me la partita del Bari giocata alla Spezia assolutamente non è piaciuta, perché trovo che sia sbagliato l'approccio, ripeto. Se tu scegli di giocare per lo 0-0 come ha fatto il Bari, quando sei rimasto con un uomo in più tu devi provare a vincere la partita. Il Bari non l'ha fatto e si è ritrovato poi sotto ed è successo quello che è successo. Ed è sbagliato, anche se il rigore poteva essere dato e nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo, perché poi se ci pensi un attimo è simile a quello di Juventus-Atalanta di Petagna, no? Cioè, come molto più dato, è molto Bari. Simile. D'Amato di Barletta lo ha dato, il nostro arbitro non l'ha dato. Ma io sono contrario sempre e comunque a dire abbiamo perso o abbiamo perso punti o perso la partita per colpa dell'arbitro. È sempre colpa tua, non è mai colpa dell'arbitro. Se certo, tu segni un gol più dell'avversario non c'è arbitro che ti possa far perdere la partita. Il Bari, Pino, della questione... Scusa, no, concludi. No, il Bari non l'ha fatto, semplicemente, cedo. Della questione stadio ne parleremo tra poco nella terza parte del programma. Ti chiedo una battuta al volo. Cosa ne pensi di questo caos mediatico che sta avvenendo? Senti, è una questione che parte da molto lontano, no? Non è una novità, il problema è che non è né colpa del Bari Calcio e per certi versi neanche colpa del Comune, cioè noi non siamo i soli peraltro, un impianto sovrastimato per quelle che sono le nostre esigenze, che quindi conseguentemente costa moltissimo e che di fatto non può essere gestito da chiunque sia utilizzandolo una volta ogni 15 giorni. Questo è tutto. Dopodiché bisognerebbe trovare una soluzione che sia in qualche modo alternativa, che non debba essere come posso dire, un suicidio per la società che lo deve gestire, e allo stesso modo il comune non può neanche rimetterci, quindi la situazione è abbastanza particolare. La cosa diciamo migliore sarebbe trovare il modo per fare dello stadio un piccolo business sul modello, non dico della Juventus Stadium voglio dire, ma comunque sul modello di altre realtà, non soltanto soprattutto europee, nelle quali si riesce a utilizzare tra virgolette lo stadio con una serie di altre attività che consentono di guadagnare a tutti gli attori della vicenda, anche nei giorni in cui lo stadio non viene utilizzato, perché questa cattedrale nel deserto utilizzata ogni 15 giorni onestamente non ha più senso nel 2017, insomma. Perfetto, io ringrazio il giornalista Pino Ricco per essere intervenuto ai nostri microfoni. Pino, grazie mille, buona giornata, alla prossima. Come sempre. Grazie Pino. Come sempre, buona settimana a tutti.
Grazie, grazie a Pino Ricco. Bene, piccolo break per noi, ma torniamo tra un minuto. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura e specializzati nella riparazione di vetture grandinate. Gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti, relativamente al servizio richiesto con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. L'altra radio, bella da ascoltare. Bene, rieccoci, siamo giunti al momento dell'approfondimento per quanto riguarda la questione stadio. Abbiamo volutamente tenuto fuori l'argomento per poterne parlare in maniera approfondita in questa terza parte di trasmissione. Beh, ieri è successo di tutto. Prima il comunicato della FC Bari in risposta alle dichiarazioni di Irma Melini ai nostri microfoni, a quelli del TG3, poi le repliche piccate degli stessi Melini e Di Paola, insomma una telenovela che appare senza fine. Oggi, per cercare di placare un po' gli animi e spiegare meglio le cose, abbiamo con noi colui che speriamo dovrebbe fare un po' d'arbitro in questa contesa. Ci affidiamo quindi all'assessore allo sport e all'ambiente del comune di Bari, Pietro Petruzzelli. Buongiorno Pietro e ben ritrovato, che tanto lo capirai. Buongiorno, devo dirvi che mi date un compito arduo, non è facile fare da paciere tra le due parti. Ho visto che chi più di te di tanta ragione. Allora Pietro, andiamo con ordine perché le questioni sono veramente tante. Partiamo dalla questione debiti tributari. Secondo Melini e Di Paola, il Bari avrebbe un debito di qualche milione nei confronti del comune. Il Bari invece ha replicato dicendo che ha ricevuto soltanto un avviso di accertamento della tassa rifiuti relativa all'anno 2014 dagli uffici comunali e determinata in 105.000 euro più o meno. Come stanno le cose? Ma questa non è una cosa che io ho seguito direttamente, perché è una competenza del mio collega, dell'assessore al bilancio e ai tributi del comune di Bari. E trovo che su questa cosa, diciamo, se le danno, come dire, se le danno di santa ragione, ma quello che c'è da pagare, voglio dire, è chiaro che la società deve pagare. È legittimo, perché è una facoltà che hanno tutti coloro i quali sono dei, come dire, hanno una cartella esattoriale, se non la condividono nel merito, non sull'opportunità o meno di pagare, che è fuori discussione, ma sui metri quadri considerati ai fini del pagamento, è legittimo che venga contestata, che venga, diciamo, che si faccia un ricorso. La legge disciplina questa cosa, quindi a me questo aspetto non preoccupa. È chiaro che nel momento in cui c'è l'FC Bari che si presenta alla gestione di un impianto sportivo, deve aver saldato i conti che ha da pagare, ma è anche facoltà dell'FC Bari ricorrere e aspettare che su questo ci sia l'espressione di un giudice, di un soggetto terzo. Speriamo che il Bari appunto ha impugnato tutto questo, perché c'è una differenza tra un anno e l'altro, e quindi questo a loro non va bene, quindi diciamo, più che un mancato pagamento siamo in fase di accertamento. Perdonami se ti ho interrotto, la questione lì sono i metri quadri. Se tu consideri tutti gli spalti o se tu consideri altri locali che sono adibiti ad attività sportive, cambiano i metri quadri e cambiano di molto, quindi è normale che ci sia, diciamo, una discussione, un dibattimento tra l'FC Bari e il comune settore rifiuti, con una commissione tributaria che ha il ruolo di decidere. Perfetto. Pietro, altra questione: secondo i consiglieri di opposizione il Bari utilizzerebbe a titolo gratuito lo stadio San Nicola. Il Bari replica che sino ad ora ha dovuto sopportare spese di gran lunga superiori a qualunque eventuale canone, riferite ovviamente alla manutenzione ordinaria, ma non solo. La FC Bari parla anche di spese di manutenzione straordinaria, come quelle per il rifacimento dell'impianto di videosorveglianza.
ha completamente ragione la società su questa cosa. I consiglieri Melini e Di Paola hanno preso una cantonata mostruosa e fanno finta di non saperlo, perché mi hanno chiesto più volte come commissione lavori pubblici di avere l'elenco dei lavori di manutenzione straordinaria che fa la società, che ha fatto la società nei confronti sullo stadio San Nicola, e noi gliel'abbiamo girata questa nota. Quindi loro, se hanno letto le carte, conoscono i lavori che ha fatto l'FC Bari, anche perché il principio sul quale si fonda la convenzione, come voi sapete, noi non chiediamo un euro di canone d'affitto all'FC Bari, ma in compenso chiediamo a loro di farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria, cosa che loro fanno. Un'altra accusa mossa dai consiglieri di opposizione riguarda il bando di gara, ritenuto poco trasparente e restrittivo per quanto riguarda i possibili concorrenti e l'assenza di qualsiasi garanzia da parte, loro definiscono la stazione appaltante, vale a dire il comune di Bari, che la FC Bari corrisponda al futuro concessionario i canoni annuali, che sono di circa 700.000 euro. Quindi secondo i consiglieri di opposizione il Bari sarebbe favorito in questo bando di gara. Vabbè, anche su questa cosa andiamo in ordine. Dicono che il bando è restrittivo. Perché secondo loro è restrittivo? Perché noi abbiamo messo come una delle dei requisiti tecnici che deve avere uno dei soggetti del raggruppamento e del consorzio che si può creare per gestire lo stadio San Nicola, è il fatto di aver avuto esperienza nella gestione di un campo di calcio, non necessariamente di quelle dimensioni, ma anche più piccolo. Ma scusate, è che come potevamo non mettere questo requisito? Quello un impianto sportivo è, ancor prima che essere un posto dove fare concerti, dove organizzare altri eventi, eccetera. È chiaro che uno dei soggetti che compongono il raggruppamento deve avere questa competenza della gestione di un impianto sportivo. Poi dicono che lì non c'è la garanzia per chi gestirà lo stadio San Nicola di avere questo fitto da parte dell'FC Bari. Ma come possiamo noi in qualche modo obbligare la società del Bari Calcio a prendere un affitto? Sta nei fatti. Noi obblighiamo il gestore a concedere in locazione l'impianto del San Nicola all'FC Bari per tutelare la società e i tifosi innanzitutto. Poi è un dato di fatto che la società giocherà là, perché non ci sono altre strutture, altri impianti sportivi in grado di contenere anche solo il numero dei tesserati del Bari Calcio sugli spalti. Pietro, un'altra questione. Di Paola, nella fattispecie, ha parlato di una comunicazione del Bari riferita alla richiesta di concessione di 99 anni giunta nel corso del Consiglio Comunale, se non sbaglio, del 23 giugno, Consiglio Comunale che doveva appunto avviare la tanto attesa gara. Secondo Di Paola si tratterebbe di un qualcosa di inopportuno e addirittura non legale. Tra l'altro però pare che questa comunicazione fosse già stata inoltrata 6 mesi prima dal Bari e solo reinviata nel mese di giugno, giusto? Ma e soprattutto noi che abbiamo fatto dopo quella comunicazione? Abbiamo interrotto il percorso amministrativo per la concessione dei 5 anni? Assolutamente non l'abbiamo interrotto. Quindi il consigliere Di Paola, mi dispiace, perché è una persona che io stimo e forse è il consigliere di opposizione che maggiormente stimo, e su questo forse si lascia troppo condizionare da alcuni suoi colleghi, non so che dirvi. Noi abbiamo portato avanti la gara di concessione 5 anni, tanto è vero che sta per uscire il bando, però detto questo, noi aspettiamo a braccia aperte una proposta fatta dall'FC Bari o da altri soggetti privati che volessero fare un investimento di lunghissimo periodo sullo stadio San Nicola, ponendo in essere quelle che sono le modifiche strutturali dello schizzo di Renzo Piano. Ma questo per il bene dei tifosi e per il bene della città. Ecco Pietro, a tal proposito, una svolta potrebbe essere rappresentata magari da Bifutura? Ti risulta che il Bari sia in contatto? Sì, mi risulta che sono in contatto, credo che anche la società del Bari stessa lo abbia dichiarato parlando con qualche tuo collega, e ritengo che questa cosa sia molto ma molto utile. Bifutura ha un'esperienza con diversi impianti sportivi simili al San Nicola, simili nel senso come esigenza di riqualificazione, che sostengono e aiutano le squadre locali a presentare dei progetti di riqualificazione secondo la legge sugli stadi.
che è quello che noi abbiamo scritto all'FC Bari quando ci hanno presentato quella documentazione. Noi abbiamo detto che era carente da alcuni punti di vista di presentarlo secondo la legge sugli stadi. Credo che questa cosa possa aiutare molto questo percorso. Perfetto. Pietro, in conclusione una battuta flash, quindi ora da un lato questo bando di gara che come hai detto sta per uscire, dall'altra parte il Bari che si sta muovendo con Bifutura, e secondo te quale strada verrà percorsa e come si andrà a concludere comunque questa faccenda? Ma come ti dicevo, noi andiamo avanti con la gara a 5 anni perché noi amministratori, ancora prima che ai tifosi o ai cittadini baresi, dobbiamo dar conto agli organi di controllo come la Corte dei Conti, eccetera. Abbiamo intrapreso una strada dei 5 anni e la portiamo avanti. Qualora ci arrivi una proposta secondo la legge sugli stadi che voglia modificare strutturalmente lo stadio San Nicola, noi siamo disponibili, sentendo il Consiglio Comunale, a prenderla immediatamente in considerazione e ad avviare l'iter amministrativo previsto dalla legge. Cioè, più chiaro di così, cioè, se uno non vuol capire di consiglieri di opposizione ci ciurla un po' nel manico e cerca un po' di visibilità. Certo. Esclusivamente. Pietro, brevemente, c'è chi ci chiede, cerchiamo di magari spiegarlo in maniera più semplice, che cos'è Bifutura? Bifutura è una società di scopo creata dalla Lega di Serie B che ha il compito di sostenere e di aiutare le diverse società di calcio che transitano dalla Serie B per riqualificare e presentare progetti di riqualificazione degli impianti sportivi, dei campi di calcio, di ammodernamento dei campi di calcio. Quindi è una società in cui ci sono una serie di professionalità e di intelligenze che possono sostenere e aiutare anche la società del Bari Calcio. Perfetto, perfetto. Chiarissimo Pietro, intervento esaustivo, speriamo di aver chiarito molti dubbi. Io ringrazio l'assessore allo sport e all'ambiente del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, per essere intervenuto. Pietro, grazie mille e buon lavoro. Ciao, buona giornata. Grazie Pietro Petruzzelli, andiamo avanti. Ho trascurato un po' i nostri amici radioascoltatori, vado a leggere qualche messaggio. C'è chi ci scrive a proposito del nostro sondaggio relativo a Diakité. Diakité sarebbe un bel rinforzo per la difesa, un giocatore completo. Poi ciao ragazzi, sono Alessandro, credo che Diakité sarebbe un ottimo rinforzo per la difesa, anche se si poteva pensare prima. I biglietti sono già in vendita, niente sconti, e per gli ospiti forse ci sono 1280 posti che sono quelli del settore ospite, né uno di più né uno di meno. Ciao Nicola, ho letto che sono stati bruciati 1290 biglietti messi a disposizione per gli avellinesi. Speriamo Diakité non sia un altro Sam Nick. E adesso non iniziamo a dire da abbassare il biglietto, potevate fare l'abbonamento che non aveva un prezzo inaccessibile. Beh, quindi rettifichiamo, quindi circa 1280-1290 i biglietti messi a disposizione per i tifosi dell'Avellino. Intanto torniamo sul discorso Floro Flores, perché altri amici, altri tifosi su Instagram mi stanno sottoponendo alla mia attenzione quanto ha scritto nei commenti su Instagram Floro Flores, che rispondendo ad un tifoso ha detto in pratica: non ho fatto la preparazione, però tra qualche mese mi dovrete ringraziare per quello che darò. Quindi in pratica la polemica di Floro è su chi lo sta criticando in questo momento. Lui insomma conferma quello che abbiamo detto e quello che sappiamo: non ha fatto la preparazione, quindi non è al top della forma. Quindi un Floro Flores voglioso di dimostrare il suo valore, che penso sia fuori discussione. Andiamo avanti, momento della rassegna stampa di Tanto non capirai. Partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno, editoriale di Michele Salomone, che titola "Una sola medaglia e le solite due facce". Poi c'è un'intervista ad Angelo Terracenere. Terracenere: il Bari mi piace, ma è ora di tirar fuori gli attributi, serve concretezza e bisogna trovare un posto a Galano. Poi Biancorossi a tutta birra, la Peroni fra gli sponsor. Cambiamo giornale, passiamo alla Gazzetta dello Sport. Bari contro tutti, arbitraggi e un nuovo caso stadio, la società all'attacco. Articolo di Franco Cirici sulla Gazzetta dello Sport. Poi c'è l'analisi di Carlo Regalia sul momento dei biancorossi: strane scelte e un TikTok estenuante. Questo lo scrive appunto Carlo Regalia sulla Gazzetta dello Sport. E poi anche qui si parla di Peroni, Birra Peroni, nuovo sponsor. Cambiamo giornale, Corriere dello Sport. Furia Bari, basta Totti, coro sui social per invitare il club biancorosso a farsi sentire in Lega
per i tanti errori subiti. Monta la protesta per l'ennesima svista arbitrale che ha penalizzato la squadra di Grosso alla Spezia. Luca Deleteris, facendo un pochino un'analisi su quanto accaduto in queste prime 7 giornate, tu pensi che il Bari abbia subito più torti o più favori dagli arbitri? Beh, comunque sono episodi che poi nell'arco del campionato vanno a compensarsi. Diciamo che magari in queste prime giornate c'è stato sicuramente qualche episodio sfortunato in più. Penso che l'esempio di La Spezia sia abbastanza eclatante. Penso all'occasione in cui Pasquale sarebbe potuto essere espulso nella gara contro l'Empoli, qualche altro episodio chiaramente dubbio, qualche comunque arbitraggio non perfetto, però ripeto, sono valutazioni un po' che lasciano il tempo che trovano, perché poi nell'arco di un campionato, insomma, alla lunga gli episodi si compensano. Bene, veramente tutto per quest'oggi, puntata ricca come vi avevo promesso. Vi ricordo che le repliche di Tanto Non Capirai sono disponibili non solo sul canale ufficiale YouTube della Tra Radio, ma sono anche su Spreaker, quindi ascoltabili come podcast. Cercate Nicola Lucarelli e troverete le puntate della trasmissione. E allora ringrazio e saluto Luca Deleteris. Luca, appuntamento a domani. Ciao Nicola, buona giornata a te, un abbraccio, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Ringrazio Fabio Scorcia in regia e tutti voi per averci seguito. Tanto Non Capirai torna domani con una nuova puntata. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli.